in casa Villese, c'è con noi mister Cotronei. Buonasera mister. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. E allora, come è stato questo inizio anno? Guarda, io penso che chi ha visto la partita si è divertito tantissimo. Una partita bellissima, ricca di occasioni, e devo dire la verità, sinceramente non avremmo meritato di perdere. Una partita veramente bella, abbiamo preso un paio di traverse, è stata una bella partita, capovolgimenti di fronte, anche loro sono stati pericolosi. Poi purtroppo nell'unica indecisione del nostro difensore, che è entrato un po' così con sufficienza, c'è stato uno scontro, l'arbitro ha deciso per il rigore e purtroppo si è decisa la partita. Si sapeva che chi avesse segnato, insomma, poi non si è potuto più recuperare, mancava un quarto d'ora dalla fine, non siamo più stati lucidi, però voglio dire, teniamo alla prestazione, consapevoli che non avremmo assolutamente meritato di perdere contro una squadra di rango nettamente superiore. Mi tengo i miei fuori quota, oggi ha esordito un 2006 che è stato forse uno dei migliori in campo, un difensore centrale, altri 2005, insomma, hanno fatto bene, dai, non mi posso lamentare. Purtroppo mi dispiace per il risultato, sono molto amareggiato perché onestamente non avremmo assolutamente meritato di perdere. Come si riparte adesso per insomma risalire la china dopo una gara, quella di oggi, comunque contro un grosso avversario, perché la Bovese è stabilmente nelle zone alte della classifica? Ma si riparte con la prestazione, con la voglia, con la determinazione che hanno dimostrato oggi i miei ragazzi. Veramente una partita, torno a ripetere, di alto livello. Dopo la brutta prestazione contro la Campese, dove abbiamo meritato di perdere, oggi invece non avremmo assolutamente meritato questa sconfitta di misura. Ora non voglio dire che avremmo meritato di vincere, ma sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ora le prossime due saranno due scontri diretti. Probabilmente noi andremo un po' con qualche giocatore in meno, qualche giocatore che deve fare qualche concorso fuori, insomma, ci presenteremo a Bagnara non al 100% delle nostre possibilità, però siamo convinti che lotteremo allo stesso modo di come abbiamo lottato oggi per non perdere, e cercheremo di uscire a testa alta dal campo qualsiasi sia il risultato. Va bene mister, grazie per essere stato con noi, una Prego, buona serata. Grazie a voi, arrivederci.